Ehi, la ciurma! Io sono Mazzetest e ben ritrovati qui su Alien Breed Impact! Allora, nello scorso episodio siamo riusciti a, credo, riattivare il mainframe. Era quello il mainframe? Credo di sì. No, era qua forse che ci diceva la missione attuale, ecco. Ah no, non è ancora lì. Moriteci. Morto, perfetto. Allora, e abbiamo utilizzato una torretta per fortuna. Ah, no, questo qua era il mainframe, solo che c'era della roba che non funzionava. Al pelo. No, via, 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 via. Ritirata strategica, scusate ragazzi, ma... No, ma ce n'erano altri, non li ho fatti fuori tutti. Guarda, signorina Torretta, guarda che ce n'erano degli altri. Ne sono abbastanza sicuro. Qualcuno l'avrò perso per strada. Sì. Venite, venite. Ma... Questo da dove viene? Da dove salta fuori? Ci siete? No. Aia! Così mi ha preso in pieno, l'ho visto. Ma... Vieni o no? Oh, scusate ragazzi, ma se sto là in mezzo a tutto quel marasma mi seccano in un secondo. Vieni. Ne sono rimasti gli altri due però di là. Aspetta, meglio andare pian piano e poi correre dopo se fosse necessario. Venite, dai. Ma ancora... Ma... Ma non c'era prima, ma da dove vengono quelli? Cioè, ci ho perso un sacco di vita. Ce n'è altri? Sì, di sicuro. Dove? Vediamo se riesco ad attivarlo prima che mi attacchino in massa. Via, 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 via. Il casino di quelli piccoli così è che quando ti arrivano addosso, ti mordono e non ti fanno muovere. Quindi se per caso vedete certe volte che sono mezzo buggato, cioè nel senso, no, mezzo buggato, che sono bloccato mentre mi stanno attaccando, non è che sono... Sì, sono anche deficiente io che non so giocare bene, però... Però è anche perché quelli là, quando ti mordono... Quelli là, quando ti mordono, ti tengono fermo. Ma per fortuna questo non devi far ripartire da capo tutto. Il mainframe è partito? Mainframe reboot.
No, non volevo usare un kit med, ho usato un kit med. Ah, qua c'è da attivare la console di controllo. Allora, vediamo se... Di nuovo collegato, vediamo se riesco a far partire i motori. Ti sto tracciando un percorso verso il controllo dei motori. Continua, Conrad. Devi andare anche a controllare i motori. Bella roba. No, di qua. Eccola. Se questo è il fucile laser, se per caso lo fosse chiesto. Fa abbastanza danni, in più rimbalza, quindi negli ambienti aperti, tipo dove eravamo prima, è abbastanza comodo. Cioè, dove ci sono tanti nemici, dove può rimbalzare sulle pareti, vedete, tipo così. Qua forse non è la zona più ideale, ecco, per utilizzarlo, ma... fa parecchi danni, quindi... Ma quello dietro non l'avevo neanche visto. Vabbè, una miseria, ce n'è di gente qua, eh? Sì, altre munizioni per il fucile d'assalto, perfetto. Così quando ritorneremo a usarlo ne avremo abbastanza. L'avevamo già visto quello? Non me lo ricordavo. Poi c'è un terminale Intex, perfetto. Guardate che non abbiamo trovato soldi nel frattempo. E non ha un Kaiser. Ah no, sì, non è che non abbiamo soldi. Aspetta, ti vendo una granata stordente e una granata frammentazione. Con 140 non ci faccio praticamente niente. Posso comprarmi delle munizioni del fucile d'assalto, che ne ho 2000, vabbè. Munizioni in più non fanno mai male, guarda. Warning. Hull breach detected. C'è qualcosa che mi piace. Cosa ha detto? Warning, hull breach detected. Warning. Hull breach detected. Ah, devo evacuare l'area immediatamente. Come faccio ad evacuare l'area se ci sto morendo dentro? No, non il cannone, non il cannone, non il cannone, non il cannone. Vabbè, vado per il cannone. Il cannone. Continuo a ricevere roba per il cannone. Non è male perché fa un danno a boia, solo che bisogna essere molto precisi, naturalmente con... come tutte queste armi, le armi di questo tipo, insomma. E anche uno piccolo.
Meglio. Dove devo andare? Aia. Qua ci moriamo. Uff, mainframe disattivato, cioè riattivato, e siamo riusciti a sopravvivere. Speriamo che troviamo qualche credito, qualche munizione, qualche medikit, perché abbiamo più un case di nulla. E si calcola il punteggio, ma che punteggio, punteggio, qua abbiamo fatto schifo, lo schifo. Tempo 1 ora e 4. Colpi sparati 4022, di cui solo 388 a segno. Cioè 1 su 10 era a segno. Salute persa un fracco. Salviamo. Qua. Sì. Ok, vediamo che succede. Pure una pioggia di meteoriti, porca la miseria. Are you certain this is it? As a cargo handler, you're not exactly my first choice in reliability. It's an engine room. See? Engine in it. Spare power core in here, if it didn't break. I'm not authorized to know the lock. Of course you're not. Thank heavens. No, don't. Put away your weapon. Maybe you're right. Here, use one of my grenades. Ensign Vance, at your service? This man claims his name is Thaddeus Barnes, though I can't vouch for him. I saved your life. Insubordinate to boot. Status report. Don't let it touch the side, or we die. Who knows? Engine's online. We did it. Ah, riattivato il motore, sì. Hit a button. Oddio, no. What did you do now? Me. Shut it down. It's gonna blow! Eppure è esploso il motore, tra tutti i guai che ci sono, ci mancava solo quello. What the hell happened? I have no idea, but it is safe to say that the Leopold's computer is no longer reliable. Warning. Hull breach on hydroponics deck detected. As I see it, our only option is boarding the other vessel through that breach in hydroponics and trying to jiggle its engines online. That ship, that's hundreds of years old and 30 times our size. You want to jiggle? The Leopold is entering the atmosphere in 17 minutes, and there is no way I can slow us down. If you have a better solution, I would like to hear it. Disconnect. I'm boarding a ghost ship. Anyone coming? Actually, sir, Barnes here might need a hand with the breach. Fine. Take this tracking device. If I'm not back in an hour. We'll come find you! Ma tra 17 minuti entrano nell'atmosfera, se non tornano in un'ora e sono belle che morti. In pratica il motore esploso, quello che doveva portarci lontano, allora dice entra nella nave, quella che è rimasta incagliata a noi, e cerca di far riavviare i motori. E dice ma porca di una miseria, cioè quella nave là è non funziona da secoli, e in più è 30 volte più grande della nostra, e devo andare là e farla riattivare. L'altra dice ma tra 17 minuti entreremo nell'atmosfera. Ho degli... No, questo assolutamente non mi conviene contro quei piccoletti. Andiamo di qua... Non ho lanciafiamme. Sì, ne ho ancora di lanciafiamme. Perfetto, allora... Torniamo con la nostra griglia. Perfetto, Oddio! Se non altro il comodo è che non abbiamo veramente 17 minuti, altrimenti saremmo un po' nei guai. Dove bisogna andare? Di là. Ne andi là. E quindi appunto dobbiamo entrare sull'altra cosa per forza, perché non abbiamo altre soluzioni al momento.
No, eh. Anche no. Ah, quello è quello che rallenta, porca miseria. E vabbè, che cos'è sta roba? Ma datemi almeno dei medikit, qualcosa. Come faccio qua senza più un Kaiser di niente? Se devo pure abbordare l'altra nave come cribio faccio? Riconoscimenti, ma se non c'è il terminale Intex non me ne faccio un cribio di niente. Dei riconoscimenti. Devo attivare il pontile. Comunque dovremmo esserci quasi. Ah, questi cosi qua sono quelli che danno. Fanno uscire le larvette dal loro interno. Quello che conviene è di seccarli in modo che non le facciano uscire. Ok, quelli sono morti. Ci vanno un sacco di munizioni. Ok, adesso sappiamo che il ponte è di nuovo a posto. E che sopra c'è pieno di gente. Ok, per fortuna erano quasi tutti quei piccoletti che non ci hanno fatto danno. Eccola. Ho parlato. Scanning. Ma che poi tanto, qua dentro ce ne entreranno lo stesso di tizio. È inutile come fa lo scanner, che poi alla fin fine... Loro fanno i buchi da sotto e ci entrano comunque. Una gratta storetta e niente di interessante. Ma una miseria. Ma è una volta che c'è qualcosa che funzioni. Ok. Dov'è sta carta? È bloccato perché ci sono i... Pericolo ambientale. Lo spegni il controllo del sistema di irrigazione. Io qua non ho... Ah. Door online. Lockdown engaged. Allora. Unidentified life forms detected. Automatic safety light. E naturalmente mi è chiuso qua dentro. Intanto che ci sono i tizi. Ah, me li ha uccisi lui, beh, perfetto. Ah, la chiave. Ma non ci sono dei terminali Intex, una miseria. Sono già anche passati 20 minuti, non, nessun terminale.
Proprio. Vedete come non via i proiettili, porca d'una miseria. Lasciami in pace. Termina Intex? Non ci sono dei termina Intex, no. Lasciami. No. Ma sono anche scemo. Security level not authorized. Non è autorizzato, ma sto terminale Intex me lo vuoi dare, sì o no? Elettrico? No, per favore, eh? Che fa un danno boia. È presa per l'alimentazione, ma non ce ne ho più di torrette. Datemi un terminale Intex, vi prego. Sono 22 minuti, vi voglio salvare. Oh. Welcome to Intex Systems. Alleluia. Quanti soldi ho? Un Kaiser. Vendiamo sta roba prima di mandarla, di lanciarla. Ce l'ha una torretta di guardia qua. Pezzente. Uno e uno. Di più non so cosa fare. E salviamo. Sì, qua. Boh, ciurma, per questo episodio è tutto. Per quanto sofferto, per quanto complicato, siamo arrivati anche alla fine di questo episodio. Io vi invito a lasciare un mi piace per questo smazzo enorme di questo episodio, a iscrivervi un commento e a iscrivervi al mio canale se per caso non l'aveste già fatto. Io vi saluto e vi auguro una buona giornata. Ciao a tutti!